Parlando sempre della rivista Sentire Meglio, mi è capitato l'altro giorno tra le mani il numero di febbraio, e ho visto che parlava principalmente Sì. dell'acufene, questo problema che, per mia esperienza, più o meno una persona su due che ha un problema di udito ce l'ha o comunque l'ha avuto nella sua vita. Sì. Sai dirmi qualcosa di più? Come no? Allora, innanzitutto l'acufene comunemente sono quelli che di solito si sentono, vengono percepiti come fischi o ronzine le Sì, certo, perché magari non tutti sanno che cos'è. orecchie. Esattamente. E in realtà è un'esperienza davvero comune nella vita di ognuno percepire dei fischi o dei ronzii. La cosa che non è comune è sentirli in maniera continuativa. Ci sono solo poche persone, o un numero ridotto di persone, che li sente di continuo e ne è infastidita. Statisticamente è possibile che siano proprio le persone che soffrono di problemi di udito, perché devi sapere che si innescano tutta una serie di meccanismi per cui alla fine, Sì. Sì. semplicemente, l'acufene è uno dei primi sintomi di un calo di udito. Tra l'altro, voglio dirti ancora una cosa, a parte che nel numero di febbraio una nostra lettrice ci ha fornito del materiale per un articolo davvero interessante. Ma una cosa che spesso si tende a pensare è che le persone si devono rassegnare a soffrire di questo sintomo. Ora, non è vero. Penso almeno 9 su 10. Sì, è molto comune, mi capita spesso di persone che vengono e dicono: ho questo fisico, questo ronzio, mi hanno detto che devo tenermelo. Esatto. Allora, in realtà no. Dobbiamo distinguere innanzitutto quelli che sono le cure e i trattamenti. Il concetto di cura significa rimuovere le cause. Se io ho una carie nel dente, la curo, rimuovo la causa. Invece noi sappiamo che l'acufene non è una causa. Allora, nell'acufene a volte può essere gestito anche dal punto di vista medico, rimuovendone le cause, si può parlare di cura. Sono casi veramente particolari. Nella maggior parte dei casi, quello che capita molto più di frequente è semplicemente che una persona ha un problema di udito, solo che l'udito cala in modo subdolo, non te ne accorgi perché lo perdi piano piano nel tempo. E l'acufene è un sintomo Compare, conseguente. sì, per tutta una serie di motivi è conseguente, quindi le persone si rivolgono a un tecnico dell'udito, a un professionista, e dicono: ma questo fisico, questo ronzio, ma io ci sento bene. Poi quando fanno l'esame delle parole si rendono conto che in realtà stanno iniziando a perdere alcuni suoni. E l'acufene in realtà, mi rendo conto che molti magari non riusciranno a capire questa cosa, ma in realtà gli fa una specie di dono perché gli segnala che stanno per avere un problema e gli dà la Sì. possibilità di gestirlo per tempo. Anche perché alla fine, se hai un problema di udito e soffri di acufene, ci sono buone possibilità che tu risolva il fastidio che ti dà, che è il filone dei trattamenti, non rimuovere le cause, ma far sì che non dia fastidio. Sì, è una cosa totalmente diversa, però è comunque estremamente utile anche da sapere per tutti i nostri. Assolutamente. Ma basta pensare, mentre guidi, il rumore dell'automobile lo senti? Sì? Ti dà fastidio? No. Il Certo. ronzio del frigorifero, se lo senti, ti dà fastidio? No, ti ci abitui. Ti ci abitui significa che il tuo cervello lo ignora, non lo ritiene rilevante. E questo di solito succede nel tempo anche con le persone che hanno problemi di udito e utilizzano certi tipi di apparecchi acustici fatti apposta per questo problema specifico. Ma, e tra l'altro leggevo che l'acufene ce l'ha avuto anche qualche personaggio di spicco, qualche personaggio Sì, no, non famoso. l'abbiamo scritto nel numero di febbraio, ma devo dire che ho visto un articolo e penso di riproporlo in futuro, che anche Eric Clapton, famoso chitarrista, adesso ha un Sì. calo di udito, ne soffre. A Caparezza, tra l'altro, è conosciuto dai giovani, è Ha un fatto anche cantante, un album sì, dedicato dedicato, all'acufene. sì, ma Sì. anche personaggi famosi, diciamo, a livello storico. Quindi è una cosa assolutamente comune percepirlo, non è comune però che la tua vita ne sia influenzata. Se la tua vita ha un impatto a causa dell'acufene, se ti dà fastidio, allora è il caso che fai qualcosa. Se lo percepisci di continuo, è il caso che almeno fai un test dell'udito per capire se hai avuto un calo e non te ne stai rendendo conto.